E adesso ce ne andiamo in Spagna, dove a Madrid dal 26 novembre al 3 dicembre si terrà il Festival del Cinema Italiano, organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid sotto l'egida dell'ambasciata italiana. La Kermesse offre una selezione delle migliori opere realizzate nel corso dell'anno in Italia. Giunge alla sua 13ª edizione in modalità online, presenziale, nel rispetto di tutte le misure preventive igienico-sanitarie e drive-in. Ascoltiamo la direttrice dell'Istituto Italiano di Cultura, Maria Luisa Pappalardo. Siamo arrivati alla 13ª edizione di questo evento che viene organizzato dall'Istituto Italiano di Cultura di Madrid in collaborazione con l'Ambasciata d'Italia, un appuntamento tradizionale di riferimento per la scena culturale italiana qui a Madrid. In quest'anno così particolare abbiamo creduto molto nella necessità di continuare e nella necessità di tornare con questo festival, soprattutto continuare a supportare e a sostenere l'industria cinematografica italiana e a poter parlare e a portare il cinema italiano nelle case degli italiani che vivono qui in Spagna e nelle case degli amici spagnoli che seguono il nostro cinema. Lo abbiamo fatto cercando di ampliare gli spazi per la fruizione, gli spazi e le modalità per la fruizione del festival, e così tutta la programmazione del festival potrà essere seguita sia in modalità online che in modalità presenziale presso il Cinema Princesa. Inoltre abbiamo organizzato un evento speciale presso l'Autocine di Madrid. Iniziamo il 26 novembre con la serata di inaugurazione, che potrà essere seguita interamente online, e nel corso di questa serata verrà consegnato il premio alla carriera, che quest'anno verrà dato a Roberto Cicutto, presidente della Biennale di Venezia. E nel corso della serata inaugurale inoltre potrete seguire un bellissimo concerto in omaggio al maestro Ennio Morricone, recentemente scomparso. Sarà uno dei suoi storici collaboratori, il maestro Leandro Piccioni, insieme al quartetto Pessoa, a farci rivivere alcuni dei temi più belli che il maestro Morricone ha scritto per il cinema italiano e per il cinema internazionale. L'evento speciale all'Autocine si svolgerà il 29 novembre e poi il 3 dicembre avremo l'evento di chiusura, che si svolgerà presenzialmente al Cinema Princesa. Tutta la programmazione la potrete scoprire sul sito web del nostro festival, che vi ricordo è festivaldecineitalianodemadrid.es. E vi ricordo che l'accesso e la fruizione di tutte le pellicole, che sono lungometraggi, cortometraggi e documentari, è assolutamente gratuita. E vi invitiamo, quindi vi aspettiamo, e non vediamo l'ora veramente di condividere con voi la nostra passione per il cinema.